Con il tecnico del Pisa Luca D'Angelo, alla vigilia della seconda trasferta consecutiva dopo Terni, si viaggia verso Vicenza, un'altra gara da prendere con le molle. Sì, il nostro campionato è un campionato dove si trovano difficoltà ovunque, perché le squadre sono tutte molto forti, compresa quella di domani a Vicenza, dove troviamo una squadra che non è partita bene, questo è evidente, ma che a mio avviso è una squadra forte, con un allenatore molto bravo e dunque servirà un Pisa attento sotto molti punti di vista, non ultimo quello agonistico e quello tattico. Passiamo alle domande dei colleghi. Mister Antonio Tognoli di Pisa News ti chiede come sta la squadra a livello fisico e come ha vissuto la squadra questa settimana da capolista, anche se dopo 3 giornate parlare di capolista non è ancora proprio il caso. Sì, sono d'accordo sul fatto che sono passate troppo poche giornate e dunque la squadra non mi sembra così né tesa dai risultati né tranquilla, cioè, ha il giusto atteggiamento durante così, le nostre sessioni. E la squadra sta bene fisicamente, manca Berra che è prossimo al rientro e per il resto ci sono tutti i ragazzi. Riccardo Graffeo di Pisa Video ti chiede, entra su un argomento sul quale già hai fatto un accenno, te. Il Vicenza è una squadra che sta attraversando un momento difficile. Come si tiene alta la concentrazione quando siamo di fronte a un avversario come questo? E ti chiede anche se stai pensando ad un approccio aggressivo da subito. Ma noi abbiamo preparato la partita dal punto di vista mentale come facciamo sempre, nel senso che la squadra, i nostri ragazzi sanno benissimo quali possono essere le difficoltà che si incontrano in questo campionato. E dunque non vedo grossi problemi a livello di atteggiamento, nel senso che sappiamo che sarà una partita complicatissima. E l'altra Ti domanda? chiedeva se hai pensato ad un atteggiamento aggressivo da subito. Ma noi per il nostro modo di giocare cerchiamo sempre di partire bene nei primi minuti, ma credo che questo lo facciano tutte le squadre perché mentalmente è importante riuscire ad avere una partenza così forte con la possibilità e l'augurio per noi di fare anche un finale forte di partita. Aldo Gaggini, Corriere dello Sport, ti chiede questo. Comincia un ciclo di ferro con avversari di prima fascia. Può considerarsi un vero e proprio esame sulle potenzialità future di questo Pisa? Ma per me le partite di calcio sono belle perché poi tutte hanno la stessa importanza, perché i punti a disposizione sono sempre quelli e dunque noi sappiamo che domani sarà una partita così complicata, come ho avuto modo di dire prima, e lo saranno anche tutte le altre, a prescindere dal blasone delle squadre. Massimo Corsini.radio ti chiede se sulle scelte che farai conterà anche il fatto che quella di Vicenza è la prima di tre partite racchiuse in una settimana. E poi ti chiede anche come sta procedendo l'inserimento in squadra di Nogi. E come sempre quando abbiamo le 3 partite, noi intanto io cerco di mandare in campo quello che penso che possa essere la squadra migliore in quel momento e per le caratteristiche dell'avversario che andiamo ad affrontare. E dopodiché nel corso delle altre 2 partite che avremo martedì e domenica, di certo ci saranno dei cambiamenti. Nagy si inserisce sempre più velocemente ed è pronto per giocare dall'inizio a partita in corso. Gabriele Bianchi di Cascina Notizie ti fa una domanda di carattere generale. Vista la situazione di Vicenza, dove si era paventato anche il cambio di allenatore durante la settimana, preferisci affrontare una squadra il cui allenatore si gioca alla panchina oppure una compagine che ha cambiato, allenatore da poco? Non lo so io. È difficile rispondere a questa domanda. Penso che la cosa migliore sia studiare bene il Vicenza, su quelle che sono le sue caratteristiche e cercare di giocare una grande partita noi domani pomeriggio lì a Vicenza. Il resto serve a poco, a mio avviso.
Lorenzo Aliberti di Radio Bruno ti chiede se c'è la possibilità di vedere qualche cambiamento nel modulo rispetto alla partita di sabato scorso. Noi abbiamo un modo di attaccare che è sempre quello, è il modo di difendere che cambia, ma il modo di attaccare è sempre lo stesso. Giovanni Manenti di Pisa News ti chiede questo. Mercoledì scorso, nella conferenza che abbiamo fatto di presentazione dei calciatori, Di Quinzio ha dichiarato di rivedere in questo gruppo la stessa forza e determinazione del gruppo che centrò la promozione in Serie B il primo anno della tua panchina a Pisa. Ti senti di avvalorare questa convinzione? Hai visto anche te il nascere di un gruppo simile? Sì, no, ma anche il primo anno di Serie B la squadra aveva uno spirito bellissimo a mio avviso. L'anno scorso forse abbiamo pagato in alcune circostanze perché dopo il campionato è stato a mio avviso bello anche quello della passata stagione perché abbiamo fatto 48 punti, non abbiamo mai rischiato di essere invischiati nella zona bassa. L'anno scorso forse era subentrata un po' di abitudine a determinate situazioni, però lo spirito c'è sempre stato all'interno dello spogliatoio e anche quest'anno mi sembra che la squadra da quel punto di vista stia facendo molto bene la sua parte. Ultima domanda, mister. Anche domani, settore de destinato, tifosi del Pisa esaurito per quanto disponibile. Sì, è una notizia che ho letto e che mi fa molto piacere e fa piacere ai ragazzi, prima se ne parlava, e questo sarà di grande aiuto anche domani pomeriggio lì a Vicenza. L'essere sostenuti da tante persone è sempre un fatto positivo per una squadra.